Edith Stein, sei tu qui perché desideri unire per sempre la tua anima a Cristo nell'ordine monastico? Sì. Cos'è che desideri? La misericordia di Dio, la povertà dell'ordine, la vita in comune con le sorelle. Sei pronta a rispettare questi principi fino alla fine dei tuoi giorni? Sì, lo voglio. Lo spero. Io, Edith Stein, faccio solenne professione di fede e faccio voto di obbedienza, castità, povertà davanti a Dio e alla Santissima Vergine Maria del Monte Carmelo fino alla morte. A partire da oggi il tuo nome sarà Suor Teresa Benedetta della Croce. Teresa come la santa che ti ha aiutato nella conversione, della croce per la croce che desideri portare. Chi vuol far parte della vita di Cristo deve passare attraverso la crocifissione. Deve essere crocifisso come Lui. Deve negare se stesso, abbandonarsi alla sofferenza e alla morte, come Dio comanda o concede. L'anima, l'io e la libertà. La determinazione ultima su di noi è diritto dell'anima. La libertà personale è un segreto talmente grande che davanti ad essa anche Dio si ferma con rispetto. Accediamo a Dio quando l'anima si consegna totalmente a Lui. E proprio questo consegnare noi stessi sarà l'atto più sublime della nostra libertà. Riguardo a quale sia il grado più alto della vita personale, l'insegnamento carmelitano concorda perfettamente con la teoria secondo la quale il nostro mondo interiore è il luogo della libertà assoluta. Edith, vieni qui. Sì, io. Vieni. C'è una sorpresa. Per me? Sì. Una persona che non ti aspetti. Davvero? Sì. Volevo farti vedere il mio bambino. È bello, vero? Vorrei tanto poterlo prendere in braccio. Oh.
respondens dixit. Non in solo pane vivit homo, sed in... Sorelle, madre, c'è una delegazione ufficiale. Sono venuti in convento per le lezioni. Sono disposti a rispettare le regole dell'ordine. Possiamo votare senza lasciare il Carmelo. Coloro che lo desiderano possono consegnare la loro scheda elettorale a quei signori. Io personalmente non ho alcuna intenzione di votare. Votate, sorelle. Votate contro Hitler. È nemico di Dio. Sta portando la Germania al disastro. Il convento non è il luogo adatto per fare dell'agitazione politica. Che ognuna si comporti secondo coscienza. Te Deum laudamus, te Dominum confitem. Qui risulta che mancano due suore, Inge Fichte e... È malata e Greta Wurzel non è più qui, ha lasciato il convento. La dottoressa Edith Stein? Essendo ebrea, non ha diritto al voto. Però se avete bisogno del mio nome... Così le nostre strade si incrociano di nuovo, dottoressa Stein. Suor Teresa benedetta, signore. Va bene. Sono venuto qui per incontrarla e non riesco nemmeno a vedere il suo volto. È tanto che non mette piede da quest'altra parte della grata. Peccato. Vedrebbe persone felici che credono nel nostro sistema. L'ordine va sostituendosi all'anarchia e il popolo tedesco ha riacquistato fiducia e ottimismo. Il vostro nuovo ordine è basato solo sull'odio e sulla menzogna. Porta alla guerra e alla morte di milioni di persone. Professoressa Stein, questa non è più filosofia, ma politica. Per parole del genere si rischia il carcere, questo lo sa, vero? Mi dia ascolto, c'è un'unica soluzione. Deve lasciare il paese il più presto possibile. Voi non mi fate paura. La Germania è la mia patria. Io resto qui. Come vuole. Deve riempire questi formulari per la Gestapo, dottoressa Stein. Spero con tutto il cuore che questa sia l'ultima volta che la vedo. Lei è un sentimentale. E lei è pericolosa. Sotto ogni punto di vista. Addio. Madre, chiedo scusa. Stanno succedendo delle cose terribili. Per le strade rastrellano tutti gli ebrei che trovano. Una donna l'hanno presa anche per i capelli. L'hanno buttata per terra e riempita di calici. E poi, l'hanno anche... Sono dei ragazzi. I marciapiedi sono coperti di vetri e le vetrine dei negozi sono tutti in frantumi. Che ci succederà, madre? Stiamo attraversando una notte di orrori. E durerà a lungo. Dobbiamo pregare, sorelle. Dobbiamo pregare.
Rosa, lascia aperto il portone e fa entrare tutti coloro che avranno bisogno di aiuto. Portate dell'acqua, delle verde. Presto. Dov'è la madre superiore? Brigata! Signora, aiutaci. Il signore è grande, ci proteggerà. Cosa volete? Cerchiamo la dottoressa Edith Stein e Rosa Stein. So bene che lei ama Edith. Ora è in pericolo. Le dia la possibilità di salvarsi. È Edith che la manda? No. No, sono qui di mia volontà. Lei sopravvaluta il mio potere. Per quale motivo non mi avete dato ascolto? Vi avevo consigliato di lasciare il paese, di andare in Palestina o in America. Ci sono leggi restrittive. Non posso fare eccezione per nessuno, neanche per lei. Ci aiuti, professore. Lei può se vuole. Noi non abbiamo fatto niente. Partite, immediatamente. Andate in America, in Olanda, in Francia. Andate dove volete. L'importante è che io non vi veda più. Sono stato chiaro?